Buonasera a tutti, io sono Silvia Iop della redazione del blog Il Lavoro Culturale del gruppo Rete Spazi, doppia Z. Mi piaceva partire da un appiglio fornitomi nell'intervento fatto da Giovanni prima sull'importanza della comunicazione. Né io né nessuno dei miei colleghi e delle mie colleghe ha una formazione in ambito psichiatrico o di cura della salute mentale. Siamo antropologhi e antropologi e abbiamo aperto questo spazio di approfondimenti culturali che si chiama Lavoro Culturale, che ha lo scopo di utilizzare le scienze umane come strumento di lettura e intervento sulla realtà. E noi quello che tentiamo di fare oggi sul nostro spazio web è proprio questo: creare un ponte tra aree disciplinari e dimensioni di vita pratica che altrimenti rischiano di vivere l'una indipendentemente dalle altre. Rete Spazi all'interno di Lavoro Culturale gestisce uno spazio di approfondimenti che si chiama Reparto Agitati, che è interamente dedicato alla raccolta di contributi legati al mondo della salute mentale. Tentiamo nei mesi di raccogliere voci che vengono da operatori, psichiatri, reti dei familiari, reti degli utenti dei servizi. Il nostro scopo è proprio quello di tentare di restituire un rapporto, un ponte diretto tra chi si occupa e vive di salute mentale e chi si occupa di vivere anche di altro, perché c'è sempre questo problema molto grosso, culturale, che abbiamo noi, che è quello di vivere quello che facciamo come qualcosa a compartimenti stagni rispetto al resto. E forse uno dei motivi per cui noi oggi siamo qui per ragionare assieme è anche quello per fornire un ponte verso una visione organica di quella che può essere realtà, appunto perché la questione della salute mentale, che è una questione di tutte e di tutti, troppo spesso viene vissuta come la questione di qualcun altro. E per questo io vi invito a andare a visitare Reparto Agitati e mettervi in contatto con noi, più tardi vi daremo i nostri riferimenti per sviluppare assieme delle collaborazioni che partono dall'organizzazione di eventi assieme alla produzione di testi e diciamo alla riproduzione di rete. In realtà il motivo per cui noi siamo qua oggi è quello di raccontarvi un progetto al quale stiamo lavorando da diverso tempo. Allora, noi 2 anni fa a Siena, siamo una realtà che nasce a Siena, abbiamo organizzato un evento che si chiamava Spazi, appunto, che giocava sulla relazione tra gli spazi ex manicomiali e la gestione della salute mentale, la memoria del manicomio e la pratica contemporanea della contenzione. L'Università di Siena oggi sorge all'interno dell'ex manicomio, per cui è per lo più riqualificata, ma sopravvive morto l'ex padiglione Agitati con Olli. È uno degli unici esempi a livello architettonico in Europa di Panopticon. Noi abbiamo tentato di capire quale fosse il significato di quell'abbandono, perché avevamo la sensazione che ci fosse un significato intrinseco che andava raccolto e che andava ragionato assieme e che andava rilanciato. Come diceva Giovanna prima, ad oggi una delle questioni più eclatanti è quella degli OPG, è la contenzione palesata nella gestione di questi spazi che sono prigioni legalizzate che portano delle persone ad essere legate e rinchiuse. Quello su cui stiamo continuando e tentando di ragionare noi è proprio il fatto che esiste una cultura che produce la legittimazione della creazione e della riproduzione di spazi come gli OPG e che è la stessa cultura che sopravvive alla fine del manicomio all'interno dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ad esempio, all'interno dei quali molto spesso vengono agite comunque pratiche di contenzione, a partire anche magari dal fatto che si decide di tenere chiuse le porte degli SPDC. Allora, noi abbiamo trovato qui per noi uno spazio di analisi su qual è l'origine, dove si nasconde il paradigma della contenzione, e tentando di analizzare proprio il significato dell'abbandono di questi spazi, gli spazi ex manicomiali. Allora, il progetto al quale stiamo lavorando noi, che vorremmo che fosse sempre più condiviso, ragionato assieme, in rete con le realtà territoriali sparse per il territorio, è proprio quello di, una volta effettuata una ricognizione dei lavori di ricerca che sono già stati fatti in questi decenni sullo stato di vita e di morte degli ex padiglioni,
tentare di mettere in rete e in relazione tutte queste ricerche e la vita delle realtà che oggi in giro per l'Italia lavorano attorno a queste tematiche, attorno al significato di questi spazi. Assieme al tentativo di fare un viaggio per l'Italia, ed è bello perché un'altra delle cose che è stata detta all'inizio sul local, all'OPG e diciamo, la sensibilizzazione della questione OPG è fare un viaggio con mano a cavallo. Noi oggi volevamo venire a raccontarvi questo, no? Cioè volevamo proporre tutti assieme di ragionare a portare Marco Cavallo assieme in giro per l'Italia e questa cosa qua potrebbe essere da un punto di vista una sovrapposizione imbarazzante, invece non lo è, anzi è una conquista politico-culturale di straordinaria importanza, perché significa che Marco Cavallo continua ad essere il simbolo della relazione necessaria tra la consapevolezza di una cultura che va superata, la necessità di una cultura che va prodotta in relazione e l'importanza della capacità di ascoltare oggi che cosa abita l'Italia. Quindi noi pensiamo sia molto importante, poi nel corso delle due giornate, anche attorno alle due giornate, successivamente alle due giornate, tenteremo di capire magari in che modo mettere in relazione questo viaggio, perché alla fine dell'Italia che si tratta è della cultura della contenzione che si vuole parlare ed è della riqualificazione di luoghi che oggi sono abbandonati e che necessitano e hanno il diritto di essere reinvestiti di una cultura che è la nostra, che è quella della relazione. Perché pensiamo che sia importante, chiudo, tentare di restituire quello che era il presupposto culturale della 180, che era restituire ad ogni singolo e ad ogni singola la responsabilità reciproca della relazione, agirsi in termini organici e in termini relazionali, vivendo in carne viva la contraddizione, ma essendo capaci di stare assieme. E forse Marco Cavallo può essere un tramite molto importante da far viaggiare assieme tra gli OPG e i padiglioni abbandonati dei manicomi che costellano questo paese.